Cari amici telespettatori, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con Voseando, la piazza di discussione dei cittadini. Ci troviamo a Matinella, una località di Albanella e tematica della puntata è la vacanza. Qual è il posto ideale? Come è cambiata nel tempo l'organizzazione di una vacanza e che cosa si preferisce? Spiaggia o montagna? Andiamo a vedere insieme che cosa ne pensano. Che cosa ne pensa oggi della vacanza? Si tratta di una vacanza low cost o ci si organizza per più tempo? In generale è meglio organizzarsi prima, anche se poi si arriva sempre alla fine alla settimana precedente si sa insomma se uno si può muovere o meno e, e come organizzarsi. Qual è il posto ideale? Mare. Il mare e si preferisce una zona piuttosto turistica o relax al mare, quindi un posto dove non c'è movida, dove non c'è divertimento. Dipende sempre dalle esigenze personali, se si ha bisogno di riposarsi un po' in più o se appunto ci si vuole divertire diversamente. E lei preferisce? Relax. In vacanza perché sei in, sei in pensione. È in pensione, quindi ogni se giorno per la... lei è in vacanza. E se dovesse appunto organizzare una vacanza fuori dalla sua città dove abita, che cosa preferisce? Montagna o mare? Eh, montagna me. Montagna e come mai? Eh, perché mi piace di più? Il mare è stressante, non mi piace. Il mare è stressante, quindi non lo, non lo desidera. E secondo lei eh, ci si può organizzare più tempo oggi per una vacanza o un weekend? Eh, per un weekend è migliore, c'è più tempo. Quindi pochi giorni ma fatti bene. Mancano solo i soldi. Per vacanze ideali si preferisce mare o montagna? Mare, mare. Mare, mare. mare. Da soli o con gli amici? Sempre con gli amici. È un posto dove c'è divertimento, movida? Sì, certo, siamo gio sono giovane, non è che preferisco quei posti da persone di una certa età che vanno per rilassarsi. Penso più al divertimento, è normale. Mare? Mare, con gli amici o senza gli amici? No, con gli amici. Con gli amici. E si preferisce con una vacanza lunga o un weekend? No, un weekend. Un weekend va bene? Un weekend. Il weekend è perfetto. Che cosa si fa in vacanza? Che cosa preferisci fare in vacanza? Eh, se ho scelto il mare, cioè, mi piacerebbe andare sui liti, cioè, mangiare fuori <ride> un po' di tutto. È cioè, una vacanza normale, in fondo. Quindi relax e divertimento. Relax e divertimento con gli amici. Perfetto. Hai già eh, no. progettato la tua vacanza per quest'estate? No, ancora no, più in là progetterò anche la mia vacanza. Abbiamo già progettato la vacanza per quest'estate? No, ancora no. Si pensa a una vacanza lunga o un weekend? No, secondo me è più un weekend. Un una weekend. Ma una vacanza lunga non me la posso permettere. Ok, come mai? Eh, perché sono ancora una ragazzina, sono ancora troppo piccola. Quindi economicamente diciamo? Sì, sì, economicamente poi perché non mi posso mettere permettere chissà che cosa. Avendo 15 anni. Okay. Che cosa abbiamo progettato per quest'estate? Una vacanza dove? Qual è il posto? Non lo so, lascio decidere ai miei se ci sarà sta vacanza o meno. E preferisci montagna o mare? Eh, montagna, non mi piace il mare. Quindi montagna, un weekend in montagna, con chi? Accompagnata da chi? Eh, dai miei genitori o qualche volta con gli amici, dipende. Basta, che, basta stare in compagnia, questo è l'importante. Avete già progettato la vacanza di quest'estate? No. no. Si andrà in vacanza? Forse. Forse. Eh, mare o montagna? Da qualche parte. Da qualche parte in generale, e invece lei pro... non l'ha progettato? No, no. Lei che andrà in vacanza quest'anno? No, è in vacanza, sono continuato. Dove in vacanza? È in pensionato, quindi avrà la possibilità di organizzarsi qualche giorno in vacanza? Preferisce se dovesse uscire fuori dalla sua città, preferisce mare o montagna? Ah, io preferirei più mare perché è più vicino. Quindi più per comodità, insieme a chi? Samba famiglia mia, mica. Vado insieme a.e coetaneo mio. Quest'estate abbiamo già organizzato la vacanza? No. No, ci stiamo pensando? Veramente? No, perché sto lavorando. Quindi lavorerà anche quest'estate? Sì, ma forse per l'inizio settembre? Per l'inizio settembre, sta pensando mare o montagna? Veramente di andare dalla Madonna in Borgi ah. Vacanza, che parola è? Ultimamente non conosciamo, il nostro vocabolario: quindi non si va in vacanza? Ma non si va in vacanza, si lavora sempre per, per dar modo di quadrare i conti. L'ultima vacanza che ha fatto risale? 13 anni fa. E che differenza trova ad oggi? Ad oggi trovo che dove si va, si va, ci linciano i commercianti perché non ce la fanno più a, a campare come si suol dire. E allora, a noi italiani, quando andiamo in vacanza. 1,50 euro la bottiglia d'acqua respiro tre volte 50 centesimi al respiro siamo messi in questa situazione tutti quanti per cui non si sa dove si andrà a finire io ho già preparato una zattera che vogliamo andare con noi vogliamo andare sulle coste africane per vedere come verremo trattati Perciò, speriamo che la corrente ci porta fino a lì. mare, mare assolutamente mare. il periodo più o meno? tra i, i mesi Luglio. Luglio, con gli amici o con no, i genitori? Con gli amici assolutamente, forza. Abbiamo già in mente un, uh, un luogo? Forse in Germania. In mm. Germania. Mm. Come mai la Germania? Ci sta mio fratello live, mi trasferisco un po' là. Quindi vacanza soprattutto per andare a trovare i parenti? Sì, diciamo, ma ci stanno anche gli amici come porto qualcuno. Perfetto. E sarà molto lunga come vacanza o un last minute low cost? No, diciamo, un sette giorni comunque. Ah quindi una settimana, una buona settimana. Per relax, sì, divertimento? Sì. sì. Dopo, dopo un po' di studio ci vuole comunque. Ecco, abbiamo progettato la vacanza per quest'estate? No. Come mai non fa vacanza? È perché sono sola. Quindi sola e non va di uscire dalla sua città? No, no. No, mai fatto una vacanza? Sì, con i miei Abbiamo organizzato la vacanza per quest'estate? No. Come mai? Eh, non perché il lavoro non me lo permette. Quindi non ha la possibilità di... Cioè avrà le ferie? Ho le ferie ma non ho la possibilità perché le ferie le prendo a dicembre, quindi d'estate si lavora e non è possibile farle. Okay. Che cosa invece ne pensa delle vacanze che stanno diminuendo i giorni e diventano sempre di più weekend a differenza degli anni scorsi? Allora è anche una questione economica. Diciamolo perché giustamente la gente, soldi sono pochi, infatti si vede anche nei settori dove lavoro io c'è poca affluenza, quindi è basato tutto su quello. Non è perché uno non vuole fare le ferie perché gli mancano i giorni, perché i giorni sono sempre quelli: chi ce li ha 15, chi le settimana, però preferiscono fare i weekend perché costano molto di meno. Quindi. Solo per quello più che altro. Qual è la sua vacanza ideale, essendo che non si può permettere in estate di andare in fermo? <ride> Io beh, la vacanza che mi piacerebbe fare è i Caraibi, oppure in Brasile. Quindi posti sono, caldi. Sì. Posti giustamente uno se va a oh. <ride> Cuba, <ride> Messico. <ride> Questi Perfetto. sono. I soldi non ce ne sono. Quindi è un problema economico. Che differenza trova con gli anni passati? Ha già organizzato qualche vacanza, è stato in vacanza? Sì, sono stato in vacanza ma allora erano altri tempi. Quindi trova una grande differenza oggi. Molto. Perfetto, qual è il suo posto ideale che vorrebbe visitare? A me piace Parigi quindi... Quindi è una persona romantica? Eh, diciamo. Quindi Parigi è in compagnia di chi? Eh, mia moglie, mia figlia quindi... Quindi la in famiglia, famiglia perfetto. E lei mi diceva che erano altri tempi, quindi ha trovato proprio la differenza anche se si va in vacanza oggi: si va per pochi giorni, prima sì. magari si andava per più giorni. Prima si stava anche due settimane, invece se vuoi andare on, tre o quattro giorni massimo. Io spero che vado al mio paese perché c'è cioè qua, non ci riesco a stare perché sto. Senza famiglia, senza niente, allora fra poco vado nel mio paese. Qual è il tuo paese? Eh, Casablanca. Quindi Marocco. Marocco in Marocco sì. come si vive l'estate lì in Marocco? È eh, bella, bella, sì, sì. Quindi bello. oltre al mare è anche divertimento. Sì, sì, sì. E il tuo posto ideale invece di vacanza oltre a Casablanca? Amsterdam. Ha organizzato già la sua vacanza estiva. Come mai? Eh, cosa ti voglio dire? La... Bisogna essere un po' retorici, quindi siamo in crisi, totale crisi veramente. Quindi è un problema economico soprattutto? Tutto un problema economico. Qual è il suo posto ideale se dovesse scegliere di andare in vacanza? Paesi caldi, quindi ti direi guarda, forse, forse Ibiza. Sì. Ok, a differenza degli altri anni, lei mi diceva che era un problema economico. Non che so, in un mar comunque diventa molto difficile poter pronosticare o organizzare una, una vacanza, perché essendo, essendo pieni titoli il titolare del, dell'azienda, della mini azienda eh, diventa difficile, non puoi sapere com come può andare. Siamo anche freschi di, di impresa, di azienda, quindi... Non è così semplice. Quindi per quest'anno salta magari ci pensiamo per l'anno prossimo. Sì, secondo me sì. Vado a fare un giretto nei dintorni, abbiamo il nostro bel Cilento, abbiamo le nostre belle terre che noi italiani usiamo sempre a dire meglio cioè l'erba del vicino è sempre più verde, l'erba buona ce l'abbiamo anche in casa. È impossibile per me avendo cinque bambini piccoli. Ok. E qual è il suo posto ideale? Eh, è una bella domanda. Non saprei. Quindi trova difficoltà ad organizzare una vacanza con cinque bambini? I bambini sì, perché sono abbastanza piccoli. Quindi è un problema soprattutto per la famiglia, non un problema economico? Mi sta dicendo? No, un problema economico no, però è difficile. È difficile. Ha, trovato già, ha pensato già ad organizzare una vacanza e non ha trovato la soluzione giusta per la sua famiglia? O lo dice in primis perché magari il carattere dei bambini. Bravo. È Giusto. Il carattere dei bambini, quindi. Il carattere dei bambini molto svegli, molto vivaci, è difficile andare in vacanza. Qual è il suo posto ideale, mare o montagna? Mare, mare. mare. La località l'abbiamo già scelta? Ha scelto qualcosa alla moda? No, ancora no, ancora no. tutto da organizzare. Ok. E ha trovato difficoltà? Trova difficoltà anche sui social o in internet a organizzare una sua vacanza? No, anzi, è tutto più semplice. Tutto più semplice. Che cosa ne pensi? Una vacanza lunga, un bel periodo come una volta o un last minute, quindi un weekend? No, una settimana a dieci giorni, sì, lunga. No, un weekend no. Il posto ideale? In ora come ora a Grecia mi interesserebbe. Quindi in Grecia una buona settimana, relax e divertimento. Sì, assolutamente sì. Quindi ci abbiamo già progettato l'estate di quest'anno, la vacanza? Ah, non ancora perché non, ancora. non ci sono soldi, ah, io non... Comunque non lo dovrei dire perché io lavoro quindi... però è, è, diciamo che adesso è, è un periodo un poco triste, eh, non ci sono soldi e abbiamo una politica un poco che a me non piace ecco, Lei parla di politica, parla che non ci sono soldi e è un problema economico ha trovato differenza da, eh, da ieri ad oggi sulle sue vacanze? Magari ecco il fatto di scegliere più giorni, prima si andava per un mese in vacanza, oggi per meno giorni. No, no, oggi è proibitivo andare in vacanza. Eh, io sono un professionista e quindi per, eh, che lo dica io è eh, già eh, diciamo però è triste, la situazione è molto, molto triste e, e no, non, si, non ci si va in vacanza così eh, come le altre volte. Se dovesse scegliere il suo posto ideale qual è? Eh, un luogo di mare sicuramente diciamo le Maldive, le Mauritius quindi un bel posto caldo sì, sì, un bel posto caldo se sta organizzando la sua vacanza estiva io no come mai non mi interessa della vacanza quindi non andrà in vacanza no niente è presto. è troppo presto qual è il suo posto ideale Beh, il posto ideale è stato il mare quindi il mare in compagnia di chi? della persona che conquista. Ok, e che cosa ne pensa? Si tratta oggi di vacanze sempre più corti, di meno giorni? A differenza degli altri anni ecco nota la differenza lei tra le vacanze che faceva una volta ed oggi? Vabbè, le vacanze lunghe io non ho mai fatte, quindi ho sempre fatto vacanze piuttosto corte di una settimana, quindi non è che è cambiato molto, insomma. Quindi ha trovato anche gli stessi prezzi? No, non, non ho guardato proprio, insomma, quindi non lo so, insomma, sono ancora così. E... Sto pensando come farle e dove farle. Non la faccio mai. Non l'ha mai fatta? No. Mai stata in vacanza no, quindi? Perfetto. Come mai? Una scelta personale o, o economica? Eh, economica soprattutto. soprattutto. Qual è il suo posto ideale che vorrebbe visitare? Eh, mi pi piacerebbe Capri. Quindi rimanere in Gambani e andare sull'isola di Capri. Sì, sì. E Le piace più montagna o mare? Eh, però mi piace pure il Trentino, in montagne. Da quello che abbiamo ascoltato, il problema principale è la moneta. Non si va in vacanza perché non ci sono soldi, oppure alcuni decidono di non andare in vacanza purtroppo perché non hanno le ferie da consumare. Se voi la pensate diversamente oppure avete fatto un'esperienza diversa da quelle che avete ascoltato dai nostri cittadini, potete scrivere a strada.it. Io, come al solito, vi do appuntamento alla prossima volta di voceando.